Per il suo debutto sulla panchina del Pescara, Gianluca Grastadogna rischia di perdere Seter e Sorensen. I due giocatori non sono affatto in condizione, come hanno dimostrato le rispettive prove fornite contro il Venezia, ed è in forte dubbio la loro presenza venerdì sera allo Stirpe di Frosinone. Saranno assenti certi Memmusciai, Giannetti e lo squalificato Balzano. Le buone notizie invece arrivano da Cristian Galano e Mirko Drudi, che stanno sempre meglio. Per Galano è praticamente certa la maglia da titolare nel 3-5-2 che Grastadogna varerà dopodomani. Galano giocherà a ridosso di Odgaard, con la speranza che il Robben delle Puglie sia in grado di dialogare col centravanti danese e farlo sentire meno solo, e con l'auspicio che possa tornare al gol in un attacco che ha disperato bisogno di produzione offensiva. Quello del Pescara è il peggior attacco della B, ha segnato appena 4 reti nelle ultime 9 partite e in 6 di queste è rimasto a secco. Drudi avanza la sua candidatura per un posto nel trio di difesa, è in ballottaggio con Gut e sembra in vantaggio. A completare il trio ci saranno Bocchetti e Scognamiglio. Con Bellanova sicuro a destra e il testa a testa Masciangelo Zita a sinistra, Grastadogna cerca il giusto incastro nella mediana. Sembrano in ribasso le quotazioni di Macin, mentre Busellato avrà sicuramente una maglia. Potrebbe spodestare Valdifiori e giocare in regia con Tabanelli e De Sena ai fianchi. Recuperato Maestro, che sarà convocato ma partirà dalla panchina al pari di Rigoni. Gara fondamentale anche per il Frosinone, che, reduce dalla vittoria di Chiavari, vuole rientrare in zona playoff e per farlo deve cambiare marcia in casa, dove non vince da oltre 70 giorni, 2-1 al Chievo a inizio dicembre. Il tecnico Nesta recupera Brighenti in difesa, punterà sugli ex Zampano e Castanos e in attacco si affiderà a Iemmello, giustiziere dell'Entella e più volte sogno di mercato del Pescara, anche nella recente sessione di gennaio.